Buongiorno, siamo a Bordighera. Buenos días. Buongiorno. Días. Siamo qua a Bordighera e oggi vi vogliamo proporre un'alternativa, farvi conoscere un'esperienza, cosa possiamo fare anche fuori da questa nostra città. Quindi abbiamo deciso di andare a Taccia? Sì, in Valle Argentina. Adesso Valle Argentina. Ci spostiamo, facciamo una ventina di minuti di macchina in direzione Sanremo e andiamo a conoscere questa vallata famosa per le olive taggiasche. Madonna, che bello oggi è. Allora, siamo a Taggia. E nel bel monumento che c'ha le olive taggiasche, le buone e stupende olive taggiasche. Sì, abbiamo percorso la via Aurelia da Bordighera, attraversando Sanremo, in 18 km siamo arrivati qua, che in questo monumento, diciamo, all'oliva taggiasca inconfondibile che trovate sulla strada. Quindi adesso noi proseguiamo. Come è arrivata l'oliva taggiasca qua in Italia? Bella storia questa. L'oliva taggiasca, ci sono varie storie. Quella più attendibile sarebbe quella che i frati benedettini, che arrivano dal Lazio, vennero qua per evangelizzare la popolazione, perché dopo il periodo buio del Medioevo qua trovarono una popolazione devastata, tra lotte con saraceni, pirati, longobardi, trovarono proprio un paese distrutto e qua in questa zona costruirono un convento e si portarono delle olive dal Lazio, delle piante di ulivo. Quando arrivarono qua ibridarono queste piante con quelle che trovarono qua con le locali e da lì nacque l'oliva taggiasca, ulivo che conosciamo ancora adesso, che è quello che si è sviluppato qua nel ponente ligure. Adesso andiamo a Taggia a conoscere il paesino proprio. Facciamo sempre qua da Taggia una tappa senz'altro qui in questo borgo della Valle Argentina, è la visita al convento dei Domenicani, qui dietro di me. Adesso Claudia è all'interno a parlare con il frate che ci farà da guida, però ci sono alcune regole da seguire causa norme Covid, a cui ci dovremo attenere e che il frate ci ha detto di non filmare. Quindi aspetto un attimo che lei faccia il tutto e poi andremo dentro a visitare questo, che è un convento che racchiude bellezze artistiche, pittoriche molto interessanti. Che storia! Nel 1936 iniziano i lavori di restauro che riporteranno al loro posto tutte le opere che erano state portate via e almeno il 90% di ciò che era stato realizzato. Molto bene. E con questo concludiamo il
parlato appunto di traffico culturale. Allora, chi è stato chiamato in questo luogo ad operare tra gli artisti presenti, come vediamo? Ludovico Brea e poi un altro esponente, il Canavesio. Finito la visita al convento dei Domenicani, andiamo a visitare qualcos'altro di Taggia, magari alcune delle piazzette dove durante la festa dei Furgari vengono accesi i fuochi. San Benedetto era un frate eremita che diede consiglio al popolo di Taggia per come salvarsi dall'attacco dei saraceni. Fate dei fuochi dappertutto, in modo che quelli che arrivano dal mare vedano che come se la città fosse già stata saccheggiata, bruciata da altri. E allora la città si salvò. E allora ogni anno, a fine febbraio, ai primi di marzo, fanno questi festeggiamenti dei Furgari. E ogni anno lo festeggiano così. Ah sì, fanno una festa ai Furgari, è bellissimo. Questo è uno dei luoghi più caratteristici di Taggia, il ponte romanico a 17 arcate. Ci lasciamo Taggia alle spalle, la giornata qui è finita, Claudio e Claudia vi salutano e ci vediamo al prossimo viaggio insieme. Ciao!